Remo Bodei, uno dei più grandi filosofi che abbiamo, un grande filosofo internazionale. Esagerumane, come dicono in Piemonte. Però sta di fatto che le cose sono tali, insegni a Los Angeles. Oggi ci parli di stati di coscienza e a partire dal concetto poi greco della coscienza vissuta come dimensione collettiva, per cui il soggetto non ha a che fare solo con se stesso, non c'è solo questo essere privato della coscienza. Sì, io farei un passo indietro prima. Cioè, a me ha sempre colpito l'idea che siamo ospiti della vita, veniamo al mondo senza volerlo, senza coscienza, e il nostro corpo funziona con automatismi, il sangue circola, gli ormoni vengono secreti, quando ci facciamo un taglietto milioni di globuli bianchi si immolano per noi, per cui scherzosamente farei un monumento al globulo bianco ignoto. E quindi noi dobbiamo recuperare questa meraviglia che precede la costruzione della nostra coscienza, che appunto è una coscienza non individuale, ma una coscienza che è un sapere insieme, come dice la parola stessa, e che poi soltanto riflessivamente diventa coscienza di se stessi. Quello che noi dimentichiamo è il fatto che la nostra coscienza è un nodo di relazioni, si forma non soltanto attraverso diversi gradi di acutezza, appunto il sogno, il sonno non REM, l'alcol, la droga, i cosiddetti stati vegetativi, ma anche dimentichiamo il fatto che noi siamo un crocevia di relazioni, cioè che il nostro io si è formato già nel rapporto con la madre e con gli altri, quindi noi ci creiamo una specie di io autoreferenziale dimenticando il rapporto con gli altri. In questo senso la coscienza, la presa di coscienza è anche un sapere che noi siamo fatti di relazioni con altri e per altri aspetti siamo anche ignoti a noi stessi. Per cui impulsi, pulsioni, narcisismo contrapposti a fedeltà con noi stessi, ma fedeltà anche nei confronti degli altri? Sì, fedeltà nei confronti di se stessi, coerenza nella propria vita. Noi viviamo un periodo in cui si vede in Parlamento quelli che si chiamano i Tarzan, cioè che con la liana vanno da un gruppo all'altro, e questo problema è diventato centrale, perché essere fedeli a se stessi vuol dire essere anche diciamo in rapporti di confidenza e di lealtà con gli altri. Quindi chi cambia continuamente senza un travaglio interiore è un po' una macchietta di noi stessi. Diceva il vecchio Aristotele che il pentito è la peggiore persona che esiste, non perché non ci si possa pentire, ma perché questi pentimenti sono piuttosto pelosi, si fanno per interesse. Quindi essere coerenti vuol dire essere legati alla storia da cui il nostro io si fa e saper discriminare da quali sono le occasioni per cui merita cambiare idea dopo opportuna riflessione, oppure in termini morali vuol dire essere legati a promesse, nel senso che riguardano il futuro, a essere determinati a seguire quelli che sono non diciamo gli allettamenti di qualcosa di temporaneo, ma progetti di lunga durata. Come vivi e cosa pensi di chi agisce solo per mero interesse privato? Perché ce ne sono troppi oggi che non hanno più relazioni con gli altri se non vedono nell'altro un interesse da ricavare. Io penso che ci dovrebbe essere un rapporto tra interesse personale e interesse collettivo, cioè l'altruismo assoluto mi sembra un po' assurdo. Il nostro Hume
un vecchio filosofo per bene settecentesco diceva sostanzialmente che il sacrificio in guerra si fa perché si obbedisce a un alto ideale di se stessi e non semplicemente perché si dà la vita solo per la patria. Però appunto è scindere il proprio interesse ben inteso, e cioè del fatto che non siamo coinvolti in una storia, nelle vicende, e ridurlo, come dire, a microscopici piccoli interessi personali e fare torto a se stessi. E questo vuol dire che la responsabilità è anche un atteggiamento, anche etimologicamente, responsabilità è da rispondere. E quindi rispondere vuol dire che c'è una voce in noi, si chiama tradizionalmente la voce della coscienza. Io credo che esista, che vuol dire che un dialogo con noi stessi in cui noi ci mettiamo, diciamo, mettiamo in gioco noi stessi. E se questo dialogo con la coscienza diventa una sorta di rumore, di ridondanza di tanti voci, o si finisce alla maniera di Pirandello, che diceva in una novella, quando ero matto che mi battevo la testa e sembravo un passeraio, cioè sentivo tanti io, oppure come dire, ci spersonalizziamo completamente, diventiamo appunto, come il termine latino, persona, delle maschere che, per cui tutto è inutile e tutto può essere diciamo fatto, perché insomma c'è questa idea negativa che dopo di noi il diluvio. Cioè, insomma, uno dei problemi è anche da un lato l'indifferenza e dall'altro il lasciare andare, e questo è il contrario della responsabilità. Il responsabile è diverso da avere cattiva coscienza. L'irresponsabile è quello che fa come gli detta dentro, la cattiva coscienza è di chi fa il male sapendo, insomma, o violando la legge sapendo di farlo. Io sono affezionato a una frase del vecchio Solone, tra parentesi, che diceva che le leggi sono come ragnatele, i ricchi le sfondano e i poveri ci restano impigliati. Noi viviamo in situazioni in cui una delle responsabilità principali è quello che la legge banalmente dovrebbe essere uguale per tutti, e siccome non lo è anche un po' di indignazione e di lotta morale e politica perché ci siano dei rapporti che permettano agli uomini di articolare la loro vita in maniera che ciascuno, secondo coscienza e secondo le leggi, abbia una vita migliore, perché il disfacimento di un gruppo, di un popolo, comincia quando ciascuno appunto pensa al suo interesse minuscolo e perde di vista il fatto che più siamo a godere di un certo rapporto e meglio ci sentiamo. Cioè, nessuno è tranquillo e gioioso se balla in un lazzaretto. Quanto l'errata interpretazione cristiana della coscienza come anima ha a che fare con un certo narcisismo che oggi domina la società, e quanto tutto ciò poi ci riporta invece alla necessità dell'aver coscienza e dell'essere responsabili. Sì, la più grande svolta, direi, nella nostra civiltà cosiddetta occidentale è stata quella del passaggio dalla coscienza, dal sapere insieme, alla coscienza intesa e identificata con un'anima immortale e individuale. E quindi l'individuo, essendo responsabile dei suoi atti, poi va all'inferno o al paradiso secondo quello che fa. Questo ha favorito uno scivolo, non è necessariamente nell'intenzione del cristianesimo, favorito uno scivolo per cui io penso più, come diceva Machiavelli, alla mia salvezza che alla salvezza della Repubblica, e cioè della res pubblica, dello stare insieme. E questo si è tradotto, direi, soprattutto dagli anni 80 quasi fino a oggi, in una nascita di un narcisismo, come dicono in America gli apis, cioè gente che pensa a guadagnare, a vivere, a raggiungere determinati obiettivi, e non c'è più né il senso del rapporto con gli antenati né quello con i posteri. Questo lo dico anche perché in fondo
questa idea che siamo ospiti della vita vuol dire che da un lato noi ci connettiamo praticamente non solo ai nostri genitori, nonni, eccetera, ma se facciamo calcoli esponenziali, due genitori, quattro nonni, otto bisnonni, alla fine siamo tutti più o meno imparentati, e questo non è un motivo sufficiente per agire bene, ma è un motivo abbastanza interessante se lo connettiamo agli altri. Cioè, come dicevo prima, se è vero che noi siamo nodi di rapporti interumani e sociali, e il nostro io non è un io mongolfiera che si gonfia o che qualsiasi piccolo evento può bucare come un palloncino e quindi ci svuota, per cui lo proteggiamo con una sorta di eccessiva solerzia, un eccesso di legittima difesa. Io credo che l'idea di un'apertura, di far sì che il nostro io sia paradossalmente più si lega agli altri, più siamo noi stessi, perché noi riscopriamo, come dire, siamo come una corda che intreccia tanti fili, ed è tanto più robusta quanti questi fili sono intrecciati. Naturalmente sta a noi intrecciarli bene, non in maniera sfilacciata. Ti ringrazio, mi ha fatto molto piacevole chiacchierare con te. Grazie a te, e grazie di queste domande, di queste opportunità.